Me prude tra il naso e il labbro. È la luce del la, 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 la. Allora, Federica, Federico, allora, cosa facciamo in questa giornata di lavoro? Facciamo che iniziamo ad andare in farm a piedi. Mamma mia, Federico, quanto mi piace sta con te. Allora, un campo di footing stamattina. Mamma mia, un campo di footing. L'idea iniziale era un'altra, ma siccome sono già le 11:10, direi che. E vabbè, che dobbiamo fare, Federico? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? La vita è bella perché prende varie. Abbiamo un Class Action 870 Black Edition con Action, una bella. Quello lì allora. È il mio. E vabbè, ok, a parte. Gli altri due con i due Ermo me li sono fatti mandare per dalla mamma per questa giornata. Perfetto. Con dietro una bellissima Kvernland Optima RS. Poi qua abbiamo un bellissimo Class Action Novaxis Santa Terra Track con dietro un bellissimo Rato Ermo. Un Ermo. Ma chi sei, Jim Cooper? Non ho capito. E poi qualcuno mi può sospendere, Diego? E poi Class Action 830 con bellissimo dietro Ermo HR60. Ma c'è la WWE, fammi sapere. Vedo che Roby ha capito quale va a prendere. Allora. E intanto io ragazzi, Brandy dice che gira nudo per casa, Brandy. Vorremmo stare lì con te a darti i bacetti, Brandy. Brandy, tutto no. Perché dici queste cose, allora, Roby? Allora, Roby, fermo. Corretto di muoverti. Angie beve il bacino, io glielo do. Chi è che c'è il telefono che suona? Allora, domenica mattina, ragazzi, è una legge, si spegne il telefono e si guarda. No. Calmi, ti leggi. Eh? Allora. Dunque, Roby. Scusate, solo voi fate gli emendamenti, io ne posso fare. Grazie Roby. Astra, grazie Thanatos, grazie Diego, limono tutti, ve bacio a tutti. Dimmi Federico, ragazzi, non cominciamo a lavorare agitato. Vai dimmi. Come passeggero che ti porto al campo, così sono sicuro che non. Ah sì, amore, bravo che mi fai un favorone. Guarda, inizio a seminare mais sul campo qui. Oggi è compleanno di Telena. Lo vogliamo ricordare che è compleanno di Telena? Voglio dire, Telena, no. È compleanno. Tutto il giorno vorrei dire. È il compleanno di Serenuccia, che di tutti è la più caruccia. Poi se vuoi lì, appunto, c'è il cancello piccolo, posso entrare prima in farm. Ma tecnicamente, dato che il gioco queste qui le chiama piantatrici, si dice piantare il mais o seminare il mais? Questo è compleanno di Serenuccia, questo è compleanno di Serenuccia, che è sempre la più caruccia. Federico Bana però mi ha interrotto perché lui è sempre un po' come si dice irato? Non si dice irato, iratotto. Adirato. Adiratotto. Se vuol dire adiratotto, non è che irato si dice, non so se questo è il caso, ma esiste irato. Noi baciamo pure Federico, che io lo amo, non glielo dico. Allora, questo qua è un terreno che ho comprato nuovo, vai, prego, erpicolo. Ok, prego. Capo. Infatti non ti rispetti, però devi aspettare che si abbassa. Mi dovresti di, sono contento che mi ami, ricambio tanto, Robby, ricambio, tu così mi dovresti dire. Ma a parte che non parla così, punto primo. Allora, al massimo ti manda a cagare. Com'eravamo la GPS, come si attivava? Di larghezza automatica. Sì, vabbè, lascia perdere. Allora, saluto, grazie Trebbia che mi ha mandato molesto. Ma perché? Dite che sono molesto? No, sì. Gazza ci chiede se è uscito un aggiornamento della Polesine. Buongiorno JD Farmer. Robby, rischi grosso, dice Stefano. Ma stamattina me la sento calla, capito? Voglio rischiare, mi sento rischioso. Ma perché stai? Ah, è tutto. Questa fase è stata. Cosa, amore mio? Non so da vedere, ma almeno posso girare così. Cosa? Che? Niente, tu continui. Vabbè, guarda che è giusto, eh. È tempo di cambiare di schiccarla. Come se cammina prima attorno, fai due giri, poi vai. Gazza, ancora non ci hai detto perché sta a scaricare le mod del 19. Cioè, torni sul. Secondo me è carenza di sonno, perché ieri Gazza ha fatto live alle 11:30, ma è arrivata la notifica stamattina. Gazza, è arrivata ieri sera alle 11:30, ma tu sai che tornando sul 19 darai ragione a quelli che dicevano che era meglio il 19. E quindi? Finché sono solo 8 giga, Robin dovrebbe scaricarsi 60. Colpa di Rino, tutta la colpa è di Rino, dice Rino, che me combini? Rinetto.
Rinetto. Rinino. Allora, va bene, Robby, quando finisci, ti direi Torque, vieni in farma dove sono io. Però faccio prima venirti a prendere, che so che ti piace. Ma sono una brutta persona, Gazza, che ho fatto? Non lo auguro neanche a mio peggior nemico, per fortuna che la terra era abbastanza friabile. Cosa? È affangabile o friabile? Comunque è frana, non è che è fria. Non escono mod. È puramente casuale. No. Vabbè, ma non escono mod, scusa, è come quello che non riesce a fare l'amore con nessuno e va a chiamare Alex. È la stessa cosa. E poi lei lo blocca perché le ha mandato male di primavera. Non capito. Parliamo di quello? No, no, no. Però per dite, capito? Cioè, se va sull'ex perché dice comunque è un terreno già battuto. Non escono mod e giochiamo di default. Di default. Di default. Default è l'autore di Robinson Crusoe. Bello, bellissimo. Tu l'hai letto mai, Micheletto? Sì. Io no. Allora. Dovresti, molto bello come dico. Ho visto il film, però. Ti chiamerò venerdì. Non l'ho mai visto il film. Si chiamerà sempre venerdì. Capito, mister me, solo tu mi capisci. Io e te siamo legati. Mi spiace per Misk. Se vuoi c'ho un paio di forbici, apro cacca di mano. Gazza dice il pensiero, però. Gazza dice Defoe. Gazza dice Defoe era un calciatore inglese, ma anche un attore, William Defoe. Quello che fa il Goblin in Spider-Man. Peter Parker. Io scicca bene. Grazie. Grazie. Ma vogliamo oggi conoscere il programma della giornata di Serena? Come festeggerà questo compleanno? Che cosa ha ricevuto o riceverà in regalo? Che cosa mangerà e o ha già mangiato e o vorrebbe mangiare ma che non mangia? Sì. Poi altre domande? Scusa, oggi è la giornata serenosa. Dobbiamo parlare di Serena, non è che dobbiamo stare qui a... Sa pure parlare italiano William Defoe di Cerino. Pensa, lui sa parlare italiano. Vabbè, anche Robby sa parlare in inglese. Tanti italiani no. Ah, yes. But I do to text. Cioè che qualcuno se n'è andato, basta. No. È andato via Venu, raga. Marchetto, che ci racconti? Sono vecchio, quindi solo la gente della nostra età può capirlo. Esatto, c'hai ragione, Gazza. Siamo vissuti, dai, non siamo vecchi. Poi, quando la classe non è Gazza, shit, dice Gazza. Allora, aiutiamo il nostro amico Engine che diceva c'ho 19 quando euro. Quando la classe non è... C'ho 19 euro. Che DLC mi consigli di comprare? Allora, escludendo Peruccio e Mr. Meghe... Ma di che gioco stiamo parlando? E di Farming, che non giocano a Farming, quindi non ti possono aiutare. Adesso ti diremo la nostra. Inizia Federico Bana. No, aspetta, non mi ricordo i prezzi dei DLC. Aspetta che vado a guardare. Vabbè, tanto non c'è nessun DLC che costa più di 19 euro. Quindi sì, ho capito. Magari quelli piccoli, non so, riuscivi a prendere due. Non mi ricordo. Ah, ok, vai. Adesso Federico. Intanto ti risponde Michele. Ma guarda, io sono la persona meno indicata. Perché io effettivamente sul 22 non uso quasi DLC praticamente. Cioè ce li ho ma non li uso. Insomma, Reggie, allora, fa quello che ti pare. Direi che c'è da specificare il fatto che la Platinum Edition sta a 19,99, quindi è... Allora, per comprare la Platinum non te bastano, quindi niente Platinum, è già... Devi aggiungere un euro. Allora, il Go Whale a quanto sta? 9,75. Ecco. Lascia perdere, però... Cioè, una volta fatte due balle non lo giochi più. Poi... Le balle. Poi... Guarda, ci sarebbe Pump and Goose a 17,99. Ma per carità, l'amore del nostro signore. Poi DLC Kubota, che aggiunge il passeggero multiplayer. Kubota già potrebbe essere interessante. Poi se ti piace fare l'uva hai l'aero a 1,99. Bellino, l'aero prendila, Engiv. L'aero prendila. Quella è quella che ho usato di più io, effettivamente. L'aero prendila. Poi metti che vuoi due veicoli Volvo vecchi, stanno 99 centesimi l'uno, quindi poi non so. Poi c'è il DLC della Vermeer, quello è il 7,99. Guarda, a me mi pare manca qualcosa a quello che ha i DLC, abbiamo zoppato Carraro. Carraro, allora 9,99. Allora buttati sul Carraro e l'aero, vai Carraro e aero. Ah, e lasci perdere il Kubota, però.
Ah, Carraro, Ero e Kubota, ci vengono tutti e sì, tre. Sì, dai, a più di 19, te lo dico. Quanto? Arrivi vai, a 23, 24. Ah, e allora più... allora... No. Allora, se giochi parecchio... Mio parere... appunto, se giochi coi vigneti, esatto, prendi il Carraro e l'Aero. Se no il Kubota. Se vorresti... cioè, se no prendi il Kubota e... al massimo ci aggiungi l'Aero. E poi ci sono anche altri giochi su schema e Farming. Vabbè, lui però vuole... non è che... allora, mi viene in mente Giovanni che quando a Giacomo gli fa: cosa fai? Sconsigli i clienti? Cioè, scusa, noi siamo partner Giants e tu sconsigli di comprare Peru, porca no, miseria. Io Gecko. Allora, che vuole. Allora, esiste solo Farming e gli altri giochi non esistono. Insieme a me, vai. Esiste solo Farming e gli altri giochi non esistono. Peru, dobbiamo dirlo per contratto, lo sai benissimo che manco io lo penso. Però. Ma è come al lavoro, perché la gente non mi gira mai con cracchi che non so le cose. Esatto, esiste solo Farming e gli altri giochi. A proposito di altri giochi, ma se vi piacciono altri giochi, perché non mi seguite anche sul canale Robby Mello 81 Extra, dove porto di tutto? Diglielo, Peru. Mario. Dai, ragazzi, per favore, dai, vi mando Micheletto a baciarvi. No, ecco, così rimanghi via anche quelli che sono già iscritti. Guarda che per un attimo. Per realizzarsi quella condizione che dici tu, io devo accettare di andare, per cui siamo già un livello oltre. Ciao Davix. Sì, ma comunque uno nella paura si disiscrive. Buona domenica, anch'io Davox. Mi disiscrivo. Allora, ma che sta di Gaza? Gaza, dai, lascia perdere queste mod del 15-18 e vien vocale. Porca miseria. No, quindi, non è 15-18, è 19. No, da noi si dice così quando una cosa è vecchia. Dicevo quella cosa è del 15. Noi la capica. Ah, no, Farming! Ah, l'ho capita adesso. Ok, scusa. Buonanotte. Non l'avevo capita, mo. Probabilmente lo sanno anche i muri che vuol dire 15-18. Ciao, no, RB, buongiorno. Ho una fame paurosa, raga. Oggi voglio. Che mangiamo oggi, Michè? Ti venga a cucinare qualcosa? Poi... pensiamo insieme, Michele. Il mio menù della domenica è fisso: tagliatelle con ragù e hamburger di secondo. E sto a posto. Oh, ma detto. Cioè, se c'è una cosa certa nella mia vita, è il menù della domenica. Senti, mi inviti, Michele. Mangiamo due tagliatelle, poi stiamo insieme tutto però il pomeriggio. No, non vuol dire lo vai a prendere, poi te lo porti a casa. No, ovviamente mi devi venire a prendere. No, metti, non mi può venire a prendere. Ma no, anche perché mi svuotate casa. Anche perché è casinato col matrimonio. Vabbè, mi viene a prendere Mister Me. Tanto sta a un'oretta da me, una mezz'oretta da me. Dai. È un problema di fondo, io faccio gli hamburger con dentro il formaggio. Azzo, vabbè, per me non farlo, no. No, o è quello o quello. Sì. Non ci fanno variazioni. Cioè, stai a casa tua. Grazie, Samumila. Per dirti, stai a casa che vado benissimo. Con questo messaggio, Samumila, mi fa capire che guardi i miei video. Samumila, io ti limonerò. Poi, risotto agli asparagi. Il discorso di prima di Peru, tu dovresti incentivare la gente a vedere i tuoi video. Ma sentite Gazza quello che ci dice. Risotto agli asparagi, pollo con patate novelle e fettina di dolce al caffè e cioccolato, Peru. Poi, Brandy dice: che belle l'armatura dei Power Ranger. Lo capiamo solo io e te, Brandy, che ha visto i video di ieri. No, povero Diego. La capiamo in 90 persone quella battuta lì, Brandino. C'era la moglie. Grazie, Diego. C'era mia moglie vicina a me mentre Michele diceva il suo menù. L'ho guardata e mi ha detto no. Ma guarda, io conosco ragazze che le guardavo e mi dicevano no senza nemmeno che si parlasse di ma cibo. Quello pensavo. È un'altra cosa. Esatto. Comunque, Michele, poi quando finisci quello, devi andare con questa. Fame paurosa, Michele. Oh. Okay. Mo penso tutto il giorno a te le tagliatelle. O invece Mister Me. O che tu ti fa prezzo Mister Me. Grazie Mister Me. E invece, comunque ti consiglierei se devi seminare tutti i campi a Max, ti prendi a seminatrice un po' più capiente. O invece tu Peruccio. No, il 14 e il 13 va a soia. O che tutti titi. O che tutti chi il galletto. O che tutti. Anche a combattere perché? Poi come lo scudo riavvi? Ragazzi, io mi bacerei uno per uno se potessi. Allora, ci devi solo provare. A proposito, questa pausa del sabato sera ti fa male perché ti serve per ricaricare la voce, però la tua voce non la conservi. Sei semplicemente più molesto la domenica mattina. È vero, amo. È vero, amo. Allora, senti che giro mentale che ho fatto. Senti, baci.
Baci, ho pensato a Stefano. Stefano, che ho voglia di baciare Stefano. Stefano mi ha scritto. Perché Stefano è di Perugia e quindi è la perugina. Esatto. E Stefano mi ha detto. Voglio il bacio e perugina. E Stefano mi ha detto che lunedì non c'è. Quindi, Michele, domani sera si fa la tua farm. Non ho sentito perché qualcuno mi ha spostato. Non ho capito il perché. Lunedì si fa la tua farm perché Stefano non c'è. Vabbè. Faremo okay. Quello. Perché per il progetto in mente dovevo lavorare. Mica, io famo quello che c'è da fare, se c'è da baciacce, da famo tutto insomma. Se c'è da baciacce fai con no. Federico. No, fai con Gazza, che tanto lui li accetta. Vi chiudo nella sala delle vacche, vi baciate quanto volete, intanto lavoro. Hai visto Gazza? Hai visto che momento pint che ti ho dedicato? Ma io solo alle persone strette dedico quelle cose lì, non è che le dedico a tutti, Non a quindi, quelle larghe. Ho disegnato Michele. Preparo a spostarmi giù. L'altra volta ho disegnato Michele. Non era così orribile. Che io no, ma penso che Peru ti abbia spostato perché hai detto un cibo. Poi ho fatto Majimbu. Era per quello? Majimbana ho fatto. Sì, ma non è che posso ripetere le cose perché Peru mi sposta. Io non ho spostato che esco a voi. Io ho spostato che ha fatto una pessima baccuca. Allora. Abbiamo fatto anche Majimbana per quella live. Mi dispiace perché è venuto talmente bene il disegno di Gazza che è passato un po' in secondo piano Majimbana. Questo un po' mi è dispiaciuto. Ma guarda, va bene così. Io so che il nome ho paura. Peru, è un po' come è un po' come la morte di Ramonda, no? Che ha messo in secondo piano la morte di Challa, no? Lo vogliamo dire? Tanto non è più spoiler ormai, quindi si può dire. Non hai visto Black Panther? È l'ultimo film che ho visto, poi non appunto, sono più no, cinema. Hai cominciato a far Puglia, cominciato a fare wow, pare che non sapevi di cosa stessi parlando. No, lo so. No. Comunque da quando sto macamente questa steminatrice, il furgoncino quello col cassone per i semi dietro. Pronto? C'è niente da fare, Peru c'ha sto telefono molesto. Sto ragazzo. Comunque da quando ho scoperto Satisfactory, non gioco più a nulla. No, però non è il mio gioco, non è il gioco per me. Non mi piacciono. Sì, ma Michele, lo sai qual è la cosa bella? Io quella seminatrice l'ho preso perché era grande come larghezza, perché prima c'era quella da tipo 6 metri. A me mi mancano un po' i zombie, devo dire. Mi mancano un po' la presa. Mi mancano un po'. La 15 non mi piace. 14 luglio. Non ci penso nemmeno. La vada sta del luglio. Cosa 14 luglio? No? La presa della Bastiglia. Oddio, l'ho capito adesso. O se non stai bene di mettere la presa della pastiglia. Mi sa ma che quello tu lo puoi fare anche stasera. Mi sa che tu eri andato già a letto, Trebbia. Abbiamo fatto Majimbana. Sì, probabilmente lui è andato a letto perché calcolando che si sveglia lui. Sì, era andato a letto. Abbiamo fatto Majimbana quella sera. È stato bello. Ma poi l'ho messo anche su Telegram. Se guardi le immagini lo dovresti vedere. Tra gente che parla del pane, che mette le foto del pane e cose varie, ci dovrebbero essere anche Majimbana. C'è bello che ha detto pane e non l'altra parola. Esatto. Ciao maestro Muten. Poi io non capisco perché Gazza non ci manda un po' di pane, quello che fa lui, che pare molto appetitoso. Ma non ho capito se diventa come lui che chiede i pacchi. Allora, io sono sicuro che quel pane lì è buono anche dopo 2-3 giorni se lo scaldi. Quindi è come me che quando vado al supermercato prendo la baguette che poi rimane lì, la taglia a fettine e fai così. L'ho salutato maestro Muten. È sempre me salutarum, è sempre meglio che un salutarum. Trebbia, ti ho taggato sul gruppo per farti vedere Majimbana. Sì. Bravo amo. Grazie. Che non vorrei andare a fare qualche scopo per fare. Devo andare a vederlo. Comunque mo ci chiami Mister Me. Che devi fare? Ma mo? Che ca... Che devi fare? Dai Peru, che ti turba mo? No, ho visto la foto probabilmente. Aspetta un attimo, specifichiamo. Vedi? Che te turba mo, inteso come adesso. Vedi Gazza che dice roba. Quel pane lo mangi per 3 giorni, se lo scaldi al forno è ancora meglio. Ma immaginavo, si vede che è bello, Si vede che è bello, Andre, se non ti arriva il link, siccome il bot ultimamente non manda più link, te lo manda Michele, Serena, qualcuno te lo manda? No, ma glielo mando io, devo solo trovarlo. Allora, se fai un buon pane, non lo so perché non l'ho assaggiato, però è bello, da vedere è bello. Probabilmente anche buono. Però se tu me ne mandassi un po', che io lo posso assaggiare. Allora. Io lo metterei su tutte le televisioni dell'agriturismo. Ragazzi, c'ho una fame.
Sai un'altra mod che non viene? Allora, stavo vedendo le GIF. Le GIF. Mod, sì. Meno mandate. Non viene più mandata al bar a bere. Quindi alla prossima che uscirà, penso. Non viene più mandata. Mandata pochissimo, cado nel buco. Il nostro buco viene mandato pochissimo, Peru. Peru, il nostro buco viene usato pochissimo. Poi, forse meglio. Forse. Disagio dense pure usata molto poco. Poi, poi. Ma cos'è, tipo il televoto del Grande Fratello? No, sto guardando la statisticazza. Ah, bello, Mr. Mea, beh. Pure Astran si viene usato pochino. Distrattitudine uguale pochino. Fai prima di dire quelli che sono più shock. Poi c'è Gaz, giustamente, che lui dice ad Andre. Punto 1, nome agriturismo. Punto 2, dove hai agriturismo? Punto 3, hai uno scontro Robby Mel, se vengo. Allora scusa, a sto punto viene proprio Robby Mel a più sconto Robby Mel, non ho capito io, no? Peccato che per ma Robby Mel si paga quando mi viene a prendere Peru. Mi viene a Gaza, tu vai a prendere Robby e poi andate a mangiare insieme. Ma scusa, Mr. Me è quello che sta più vicino. Mi viene a prendere Mr. Me e mangiamo pure con Mr. Me. Mischia, okay, va bene. Se si tratta solo di mangiare, sì. Ciao Jimpum, sì, andiamo tutti a mangiare da Andre. Allora, siamo io, Mr. Me e Gaza. Quindi, penso che... Penso che basta, finito le scorte per un anno, guarda. Metti un no, perché sto periodo... Ma lui non mangia nulla, scusa. Io? Robby non mangia nulla. No, io mangio il giusto, dai. Non faccio i bis. Non mangi nulla, perché tu... I formaggi li può mangiare, la carne non la può mangiare. Lo so, cioè... No, la carne può mangiare, sì, che dici? I latticini non la può mangiare. Ma che dici? Io non posso mangiare i latticini. Lattosio. Sì. I peperoni li puoi mangiare? Mi danno l'acido. Vedi che non li puoi mangiare? La salsiccia sì. La puoi mangiare? Sì, come no. I pomodori magari se c'è roba in bianco è un po' meglio. Vedi, cioè... Sei sicuro di quello aria che fritta hai scritto? Per no, se ne... Il fritto mi ammazza, preferirei evitare il fritto. Già, vedi, non può mangiare nulla sto ragazzo. Cioè, se te vedi e ordini, che ne so, una matriciana, lui la può mangiare perché c'è pomodoro. Vabbè, comunque vi ha scritto dov'è. Vedi, sta in provincia di Cuneo, vedi. Sta un po' lontano però, Mister Me, da me te. Quello più vicino è Diego a sto punto. Diego, vai lì e mangia per tutti. E poi spedisci. Vedi, il maestro Mutene dice: sono gli Anta il problema di non poter più mangiare tutto, vedi? No. Mister Me, tu sei giovane, mica sei entrato negli Anta. No. Nonno mio, buon'anima sua, morto all'età di 93 anni, ancora faceva colazione con la peperonata. Con peperoni, scusa, non con la peperonata. Peperoni ripieni, aveva il frigorifero. Bella la citazione, la peperonata col caprino, l'hai capita, mister? Sì, Aldo, sì. Giovanazzo lì. Buongiorno. Oh, Alessietto, buongiorno, bello. È svegliato, amore. Ti posso portare un caffettino, amore? Ma 10 minuti. Ma quanto sarebbe bello adesso entrare in camera da Alessio e portargli un caffettino? No. Io vestito da lavù, pensa. No. Peggio di peggio, ma sto andando, vero? La seminatrice ci passa da qualche parte. Sto scherzando, vero? Sto scherzando. C'ho una fame, vero? Domanda: com'è che tu sei passato senza chiuderla e Robby mi ha demolito un cancello la scorsa notte? Perché ci passa proprio a filo, devi andare preciso. Robby arrivava a 60 all'ora, quindi. Niente, mi hanno bannato un'altra volta. Raga, che devo fa? Mi bannano la Discord. Vabbè, limito io, dai. Michele, quanto ti piacerebbe correre queste ore sullo stesso tracciato? Non mi piacerebbe mica tanto, né? Vabbè. Federico, è bello però che ari, lo so che è bello! Lo so che è bello! Questo aratro qua è molto bello! Ma grazie, no, Federico. Ma su, si scava bene su. Ah, ok. Ok, perfetto. ma comunque stavo imitando io le vostre voci, quindi. E perché domanda, quello che parlava dell'aratro dovevo essere io? Mm-hmm. Me lo ributtimo l'istitudine, piacere. Allora. Ci vorrebbe un passo veloce.
In effetti. No, non si cambia faccia anche Shock. Gazza. Voglio solo Gazza. Posso farlo passare il messaggio di Diego? Ma sì, pota, che te frega ormai. Che è una parolaccia, pota. No, da me si dice pota quando sì. Pota. No, voi, non si dice pota. Voi la usate come parola, ma pota significa potana pianta. Sì, ma no, è pota. Certo. È come se da me casa è una parolaccia, non posso dire più casa perché capito io. Gazza che manda i trattori. No, 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 Gazzetto c'è tre. Ma veramente sta pure qui da noi, JD. Posso lasciare un cuore a Samumila che mi ha commentato il video. Bravo Samumila. Voglio fare guancetta guancetta con te, Samumila. No. No. Oh, appena provi a dare un po' d'affetto, le persone non sono abituate all'affetto. Ciao Ciccio Ciccio. Io voglio la feccaco. Appena provi a dare un po' d'affetto, no. Lasciagli una cinquina a Samu, dice Gazza. Vedi Gazza, vedi Samu, Gazza non è affettuoso come me. Gazza. Perché sei tu Gazza? Bravo. Impiangi il tuo Gazza. Piangi con Gazza. Romeo. Perché Romeo è un bel nome per un gatto. Se ci avessi un gatto lo chiamo Romeo. Gli Aristogatti. Bello. Io non l'ho mai visto, solo che si chiama così. Nemmeno io l'ho mai visto. Come non avete mai visto gli Aristogatti? No, che dicevo. Basta, mi metto il rosso rimo l'istituto. Posso anche a me, grazie. Io voglio bene a Samu, dice Gazza. Meno male, Gazza. Vai, se ne sono andati per lui, mister. Allora, Samu mi ha risposto come di solito mi rispondono le ragazze a me. Se tu gli dici ti amo, ti voglio bene, rispondono sempre o grazie o meno male, però non ti dicono mai anch'io, capito? Quindi un po' è brutta sta risposta. E forse c'è un motivo. È brutta sta risposta. Ciao Tonino Ligo. Federico, te lo dico, non so se arrivo a fondo campo con i semi che ho, per cui arrivo fin dove arrivo, non torno indietro per una striscia. Serenuccia dice Romeo è meglio del Colosseo. Anzi, una fila di... Però noi non l'abbiamo visto, Serena, quindi non sappiamo... No, io lo sapevo che era Romeo il meglio del Colosseo, ma là finisce, là si ferma la mia... Dobbiamo recuperare dei film con Serena, prima o poi... Perché quel che dice Serena sì e Cookie Jai no? Anzi, Michele, quando... Che Serena oggi è festeggiata. No, ce la fa, arrivo in fondo, tranquillo. Andre dice, non siamo d'oltre, siamo Oghe, cheat. Sì, vero. Non ho capito. Ovviamente si collega al film di prima. Non ho capito. Esatto. Non ho capito. Quindi siamo in tre che non l'abbiamo visto. Si collega a quello di prima. Nemmeno io. 4. Neanche io. 5. Quindi mi sento meno solo, dai. Qui sentiamo. Lì sentito. Vabbè, dai, ognuno ha le sue lagune. Cioè tu non conosci Zio Reginaldo, cioè, ma veramente. Beh, io ti potrei dire, tu non hai mai sentito una canzone dei Distillers? Sì, l'ho sentito. Oh, la bellissima. Vabbè, cantemene uno. Adelina. No! No, cosa? Allora, ciao Monti Mirko, sì? Buongiorno, come stai? Vedi, Andrea l'ha visto perché l'hanno visto i bambini, vedi, ho tre figli. Io e Micheletto ancora non abbiamo deciso di fare figli, quindi. Perché tu? Cosa? Cosa fate, scusa? Separatamente, esatto. Ma che no, Michè, questi capiscono proprio sempre fischi per fiaschi, Michè. No, il problema è che con te bisogna. Tu hai super palazzi, cioè, quindi. Sono Adelina e Devina, qua. No, ma perché Momento Paint per gli non lo posso fare, non li conosco, non li ho mai visti. No, meno male. Ci avranno la forma di un gatto, penso, no? La forma di un gatto. Fino a lì. Cioè, e invece là ci arrivano tutti. Saranno fatti a forma di gatto. Quindi teoricamente, visto che tu non ti sei mai fatto vedere dalla chat, tu tecnicamente hai la forma di un umano. Esatto. Allora, solo teoricamente. Allora fatemi vedere le immagini. Cerco di capire come è fatto che lo disegno. Dai, dai, lo disegno. In onore di Serena, oggi il mio regalo di compleanno a Serena è un ritratto di Romeo. Sei contenta, Serena? Allora, il mio regalo per Serena. Allora, ho paura. Allora, vieni a vederlo perché lo conosci. Allora, datemi un attimo. Fatemi vedere com'è Romeo Aristogatto. Vado su Google. Allora,
Datemi un attimo, eh. Datemi. Che carino. È bellino. A parte che io ho Moro per i gatti, quindi. Allora, carino. Carino, ok. Amoro quello della Rabbi. Ok, faccio un gattino e Serena. Allora, momento paint per Serena. Oh, allora. Oh no. Innanzitutto il gattino vedo che è arancione, giusto, Michè? Quindi iniziamo. Che ne so io? Sì, però i contorni non si fanno con l'arancione, si fanno prima col colore suo. Beh, certo, ti insegno il disegno, Michè. Allora. Comunque sarebbe un gatto rosso, ma è arancione. No, non mette il braccio in testa. Io lo vedo arancione, raga. Allora. Sì, ma sarebbe il gatto rosso, ma ah, ok. Federico, allora. Però la sapevo io. Perché lasciala lì nel piazzale, poi lo metto io. Chi c'è, Federico? Guarda, Michele, se vuoi, con la dischiera passala sul campo 13, giusto per... Sarebbe già coltivato, la dischiera fa... Campo 13, ok, sì. Perché per fare la mucca, che cosa stai facendo? Come la mucca? E cosa? Che sono, orecchio o corna? Fammi capire. Ma se tu non capisci... Domanda, ma c'ha la zampa... Se tu non l'hai visto mai... C'hanno le zampe, che ha? La zampa storta. Ma io era il caio, ma aspettavo di peggio per essere già questo punto. Ma gli hai fatto rompere la gamba a quel povero gatto, neanche tempo. Ma che dite? Allora. Gli occhi storti. Ma come gli occhi... Ma come gli occhi storti? Ma che dite? Cos'è quello di sinistra? Che bestia è? E il naso? Non mi sembra il naso. Quello potrebbe essere molto molto frainteso. Oh, ce l'ha così il naso? Sì, forse ho fatto un pelino più in basso. Si potrebbe benissimo dire un naso a forma di... È praticamente un gatto di Chernobyl che si è accoppiato con uno dell'Area 51. Possibile. Tirato sotto da un camion. Sì, esatto. Sì, sì. Cos'è quella bocca? Ma è, tappa, ma è quella cosa, la barba? Cos'è? Ma che cavolo sta facendo? Per capire che cosa? Cosa sono quei denti del voltafieno così? I denti del voltafieno. Gli ha fatto un muso da leone. Cioè, non sono della... Vabbè, niente, che parla fa io. Sì, sì. Maestro! È Romeo! Allora, noto che davanti c'ha le zampine bianche e dietro no. Perché? Perché? Perché hai fatto come essere magari nel mondo degli dei gatti. Genetica, genetica, genetica. Cioè, esistono i gatti che davanti c'hanno le... Una macchia da un lato e uno dall'altro, cioè... Scusa, Robby. Oh. Ma le articolazioni del gatto dove sono? Così, è fatto così. Allora, datemi un attimo. Sì, certo. Che c'è, Michè? Niente, nulla. Chi è che mi banna? Grazie, Trivia. Grazie, Trivia. Trivia mi ha bannato. Posso dire grazie a Trivia? Ma a quel povero gatto gli hai fatto anche l'occhio nero. No, infatti, cioè, aspetta. Tutto qua. Giallo. No, non ho chiuso qua. A Roma gli hai fatto. Ah, no. Ecco. Ok, e no, perché, capito? Sì, certo. Ecco. Uh-huh. A posto. No, l'occhi ce la vedo però che ce l'ha gialletti l'occhi. Vedo Serena lo sa quello che sto a disegnare. Ma aspettavo peggio sul naso. Eh? Cos'è quel cerotto che ha sul naso? No, è il nasino. Lui c'ha sto nasino marroncino, capito? Mo ve lo faccio vedere. C'è il nasino bellino che è tutto marroncino, la punta così. Sì, in effetti dice che se rinuncia che andrebbe un pochino più arancio, così sembra rosa. Più arancio? È color salmone. Certo, tesoro. Ecco. Datemi un attimo. Ecco. Ho paura, vai. Anch'io. Ecco. Dai, forse va meglio. Ok. So da ridisegnare i baffi però, se sono un po' scoloriti col colore li facciamo. Tempo. Certo. Sì. Ma la pancia è bianca o... La pancia sotto c'è la bianca. Ecco. Perché ha la schiena a tavolino? Poi, datemi un attimo. Come la schiena? Perché è un gatto, se è scevole.
Si credeva un cammello. Allora. Mamma ha detto che da grande posso essere qualunque cosa, io sarò un cammello. Ah, aspetta Sirena, mi stavo dimenticando la coda, il pezzo di coda bianco qua, oh. È bianco la coda, eh. Ma questo verrà inserito anche nel, su YouTube? Eh? Il momento Pint verrà inserito nel video di YouTube? Cacco, certo. Si rime anche i cagliorio. No, porca miseria. Gli ha mozzato la coda. No, ho sbagliato strumento. No, gli devo fare la coda davanti, è bianca. Qua è bianca la coda. Vero Sere? Vero Sere? Allora, qua c'ha la mazza bianca qua della coda. Ecco. Ah, che cosa c'ha bianco la mazza? Poi, le orecchie dentro sono un pochino più scure, c'è una specie di chiaroscuro, no? Una specie di chiaroscuro... Così qua, no, perché non hanno il pelo. L'ho colorato troppo. Aspetta, aspettatemi. Meno male che ci arriva tutto in ritardo. Sì, sì. C'ha una maschera, c'è andato a fare una rapina. Sto capo. Sì, sì. Ecco, vedi le orecchie dietro. Allora, poi la boccuccia, ovviamente, c'ha la linguetta rosa. C'ha la linguetta rossa. Ecco. O è rosa o è rossetto. È una via di mezzo. Ecco fatto. Questo qua poi c'ha qualche pelo sopra. Mamma mia. C'ha qualche pelo, eh. I particolari, ragazzi, contano. Viola. Eh. Ma che è la lingua? Che è viola? Questa. C'ha qualche... c'ha qualche pelo qua. Gazzapella potrebbe essere violenza contro gli animali. Non ho letto, ma dopo me lo dici. Allora. Romeo. Aspetta, è in grande però. Romeo Aristogatti. Aristoca, ok. No, troppo grosso che. Okay. Sì, infatti Rino. Romeo degli Aristogatti. Quindi io direi che questo è uguale. Serena è uguale, dai. Spero che Serena abbia pensato. Guarda. Sì, sì. Proprio uguale. Allora, orca stava a cacciare tutto. Non è un'orca, almeno dovrebbe esserlo. Allora. Pensa se disegnassi un'orca. Quello è più facile. Dopo ci faccio una battuta che... Aspetta, Sì, dove... Adesso lo mando sul gruppo Telegram, così tutti possono ammirare. Ammirare Romeo. Sì, sì, ammiriamolo per l'arte, come no.